attenzione, il finale di gara. Dal fondo del plotone perdono subito contatto. Momento della verità, attenzione perché è il momento della verità. Attenzione Giorgio Abronzini, grande Giorgio Abronzini, grandissima l'azzurra, grandissima. Ratto, Amia Liusic, abbiamo anche Dalia Muccioli. La corsa è tutta qui, è qui sul muro, ma è Rossella Ratto. Rossella Ratto, una manciata di metri, una manciata di secondi, fa in tempo ad alzare le braccia nel segno del trionfo, e lei la vincitrice del Giro dell'Emilia. Ottobre 2014. La sede della direzione generale di Unipol Banca e il Santuario della Madonna di San Luca hanno tenuto a battesimo un evento storico per quanto riguarda il mondo del ciclismo. La prima edizione del Giro dell'Emilia Unipol Banca Internazionale Donne Elite. Il gruppo sportivo Emilia, infatti, per la prima volta affiancato ad una classica con la C maiuscola come il Giro dell'Emilia Granarolo, una gara riservata alle donne. E se lo scorso anno c'erano tutti i presupposti per far crescere questa manifestazione, ecco che 12 mesi dopo l'appuntamento si presenta come importante punto di riferimento per l'attività femminile. Già, perché nonostante la sua giovanissima età, il Giro dell'Emilia Unipol Banca Internazionale Donne Elite il prossimo 10 ottobre andrà in scena come gara di classe 1.1, la classificazione più alta che l'Unione Ciclistica Internazionale riconosce alle gare, ad eccezione delle prove di Coppa del Mondo. Questo dimostra che il lavoro svolto nel 2014 ha dato ottimi frutti ed ha concesso a questo appuntamento una crescita veloce ma ponderata, che ancora una volta conferma l'elevata qualità organizzativa e la considerazione della quale il gruppo sportivo Emilia gode nel mondo delle due ruote. La crescita della gara è da attribuire soprattutto ad un vero e proprio lavoro di squadra che vede al fianco della GS Emilia importanti realtà quali Unipol Banca, Bologna Fiere e Granarolo, e visto il successo del 2014 anche la seconda edizione della gara ricalcherà la stessa strada dello scorso anno. Sarà infatti il polo di Bologna Fiere ad ospitare la punzonatura e la presentazione delle squadre che si terranno il giorno precedente la gara, mentre nella mattinata successiva tutte le operazioni preliminari che culmineranno con il momento del foglio firma e della partenza si terranno in Piazza Costituzione 2, a pochi passi da Bologna Fiere, all'interno della sede della direzione generale di Unipol Banca, che ancora una volta sarà la capitale del ciclismo femminile. Questa intuizione felicissima di Adriano Amici ci ha, come dire, convinto fin da subito, e siamo molto contenti e anche molto onorati che questa diciamo corsa in rosa abbia trovato così tanti consensi. Da parte nostra non c'è stato fin dall'inizio nessun dubbio. Ci piace rivolgerci all'universo femminile, ci piace che le donne siano coinvolte sportivamente, ma non solo, nell'ambito delle attività quotidiane. Ci è piaciuto molto questa partenza molto colorata, molto festante nella sede della nostra banca. Il ciclismo gira per le strade e sulle strade sono dislocate anche le nostre filiali. E quindi questa vicinanza tra il fatto sportivo e comunque il luogo fisico dove si svolge il nostro lavoro. Però il mondo evolve e quindi c'è anche tutto un mondo social oggi al quale ci rivolgiamo e sul quale faremo adeguata e costante ed intensa attività di, come dire, di animazione riguardo a questa corsa, perché poi abbiamo riscontrato che indubbiamente anche in questa fase i like, i commenti vengono fuori in maniera molto positiva, e quindi lo faremo anche quello. Il Giro dell'Emilia Unipol Banca Internazionale Donne Elite non rappresenterà solamente un momento sportivo di altissimo livello, ma si farà portavoce anche di un messaggio particolarmente importante e di attualità.
Grazie al prestigioso patrocinio del Gruppo Nazionale Leone di San Marco Marina Militare, tutte le atlete in gara e tutto il personale porteranno un nastro giallo, mentre tutte le automobili ufficiali e quelle delle squadre monteranno sulle antenne una bandierina dello stesso colore, in segno di solidarietà con i due Marò, Massimiliano Girone e Salvatore Latorre. Anche il percorso rimane invariato. Nelle prime fasi di gara le atlete transiteranno davanti allo stabilimento della Granarolo, partner storico del gruppo sportivo Emilia, che anche in questa occasione si conferma particolarmente attento all'iniziativa. Subito dopo, la carovana farà rotta verso Cento e Pieve di Cento. Lasciate alle spalle la zona del Ferrarese, ci si dirigerà verso Bologna toccando Borgo Panigale per entrare nella città da Viale Togliatti e Viale Vicini, da dove si raggiungerà Porta Saragozza. In quel momento mancheranno poco più di 3,5 km all'arrivo, ma saranno i più impegnativi. L'ascesa, che porta al Santuario della Madonna di San Luca con le sue pendenze al 18%, ha fatto la storia del ciclismo. Dall'impresa di Fiorenzo Magni al Giro d'Italia del 1956 fino ad arrivare alle recenti vittorie di Nairo Quintana e altri grandi campioni sul traguardo del Giro dell'Emilia Granarolo, e dove lo scorso anno a scrivere per prima il proprio nome nell'albo d'oro del Giro dell'Emilia Unipol Banca Internazionale Donne Elite fu l'ex campionessa europea Rossella Ratto. Ora è tutto pronto, il Giro dell'Emilia Unipol Banca Internazionale Donne Elite è cresciuto e continua a crescere. Proprio nei giorni scorsi il gruppo sportivo Emilia ha ricevuto un importante riconoscimento. L'Unione Ciclistica Internazionale si è dichiarata disponibile ad inserire la gara nel circuito World Tour, una sorta di Coppa del Mondo con obbligo di partecipazione da parte delle atlete più forti al mondo già dal prossimo anno.